Bentornati con il nostro consueto appuntamento col paranormale. Prima di iniziare, voglio ricordarti di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche. Voglio anche ricordarti di recuperare i video precedenti, se non li hai ancora visti. Ma adesso non perdiamo altro tempo. Cominciamo. 27 aprile 2023. Una telecamera di sicurezza installata in una camera di terapia intensiva cattura quello che sembra un vero e proprio spirito. L'entità si muove su e giù come se non sapesse dove andare. Probabilmente lo spirito potrebbe appartenere a qualcuno morto proprio in quella stanza che, non riuscendo a trovare pace, è rimasto bloccato qui tra la vita e la morte. Nel secondo filmato, una mamma, preoccupata per la sua bambina, decide di installare un baby monitor con sensore di movimento. Secondo la donna, quando la bambina fa il suo riposino, alcuni oggetti verrebbero spostati o buttati a terra da qualcosa di invisibile. All'inizio non succede quasi nulla, ma scoccate le 22:38, qualcosa incomincia ad accadere. Giudicate voi stessi. La telecamera ad un certo punto incomincia a spostarsi, come se avesse percepito con i suoi sensori qualche movimento sospetto. Prima la telecamera si sposta a destra, per poi ritornare sulla sinistra e riprendere la culla della bambina. Ad un certo punto alcune bambole su uno scaffale vengono gettate a terra da una forza invisibile. Per fortuna, la piccola è rimasta illesa da questa situazione. Al contrario dei genitori che, dopo aver visto il filmato, sono rimasti totalmente scioccati. . 16 novembre 2018. Alcuni cacciatori di fantasmi conducono un'indagine paranormale in un cimitero situato in Colombia, dove voci parlano di apparizioni di strane ombre e sagome bianche. Inizia dell'indagine. Uno dei cacciatori di fantasmi tenta di comunicare con qualche entità di quel posto e la sua telecamera riprende qualcosa muoversi nella cripta. Una sagoma trasparente viene ripresa all'interno di una finestra di una cripta. Questo basta per spaventare a morte il ghostante. Nel prossimo filmato, un investigatore del paranormale messicano, recatosi in un cimitero, sente degli strani colpi provenire da una lapide. L'uomo si avvicina per capire cosa stia succedendo e questo è ciò che avviene. Incuriosito da quegli strani colpi uditi in quella lapide, l'uomo si avvicina alla tomba e a un certo punto sente un urlo straziante. Ciò terrorizza a morte l'uomo, che fugge via da quel posto. Il quinto filmato mostra dei cacciatori di fantasmi mentre perlustrano in alcuni tunnel dove un tempo venivano usati da soldati per nascondersi dal nemico. Arrivato a un certo punto, uno dei cacciatori di fantasmi riprende con la sua telecamera qualcosa di inaspettato.
mentre l'uomo rivolge la propria torcia verso uno dei corridoi, riprende un'ombra completamente nera. L'uomo in un primo momento non si accorge di quell'ombra, solo dopo, rivedendo i filmati, si rende conto di ciò che ha ripreso. Probabilmente potrebbe essere lo spirito di uno di quei soldati morti in quel luogo e rimasto lì a vagare per l'eternità. L'ultimo filmato mostra questo ragazzo a casa sua mentre tenta di comporre una melodia con la sua tastiera. Sembra però che qualcosa o qualcuno lo stia osservando. Okay, so the door just opened. You can see right here, I was recording just over there, and mentre il ragazzo sta suonando, sente il rumore della porta che viene aperto da qualcosa o qualcuno. Il ragazzo sa di essere solo in casa sua. Non capendo cosa stia succedendo, prende la telecamera, si alza e va a controllare. E inavvertitamente, senza volerlo, riprende questa sagoma nera, che sembra osservi proprio il ragazzo. Peccato però che il giovane non si accorge affatto di quell'essere, e quindi ritorna alla sua tastiera a ricomporre la sua melodia. Devo dirvi che l'ultimo video è quello che a me è piaciuto di più. E voi cosa ne pensate di questi filmati? Fatemi sapere nei commenti quale di questi video vi ha spaventato di più. Il video finisce qui, ragazzi, e noi come al solito ci rivediamo alla prossima. Ciao!